Giuseppe Conte è stato calorosamente accolto come se fosse nella sua città natale mentre partecipava come ospite al raduno del Partito Democratico durante la festa dell'Unità di Ravenna. Con lui, sul palco, si trovava il presidente del Partito Democratico, Stefano Bonaccini. Dopo i convenevoli di rito e la sottolineatura delle loro distinzioni politiche, i due leader hanno discusso delle prossime elezioni europee, in particolare di una possibile candidatura che potrebbe coinvolgerli entrambi personalmente. Il capo del Movimento 5 Stelle, in modo inequivocabile, ha dichiarato: «Non intendo candidarmi. Abbiamo delle tradizioni nel nostro movimento che desideriamo rispettare». Ha spiegato ulteriormente: «Noi non accumuliamo incarichi. L'anno scorso ho condotto una campagna elettorale per la prima volta e ho chiesto il vostro voto per un mandato parlamentare. Chiedere voti per il Parlamento europeo ora non mi sembrerebbe appropriato, punto». D'altra parte, Bonaccini ha adottato una posizione più aperta. «Faremo ciò che il Partito Democratico riterrà opportuno. Ho 56 anni e non ho mai servito in Parlamento, ma mi trovo bene comunque». Ha sottolineato il suo impegno verso il partito, dichiarando: «Al momento, abbiamo l'impegno prioritario verso l'Emilia-Romagna, che è stata colpita da un'alluvione. Non ho mai chiesto cosa fare, ma ho accettato di fare ciò che il partito ha ritenuto utile». Iscriviti al canale.